qui. È grandine, non succede niente, Vanessa! Arriva papà, sta aiutando le persone coi bambini, stai calma! Buongiorno bambine! Ciao! Ciao! Dove stiamo andando? A fare un'escursione in barca, per la prima volta andiamo a fare un'escursione. Sei contenta? Sì. Sarà bellissimo, poi faremo vedere tutto. Ok. Ok? Anastasia non vuole essere ripresa perché è mattino presto ed è stanca e ci vediamo dopo. One hour later. Buongiorno amore, avete fatto il riposino? Anzi, lei lo sta ancora facendo. Dai, mancano 25 minuti e siamo arrivati, eh? Porta pazienza che qua ci sono un po' di curve. Vane si sale. Guarda. La prima sosta dobbiamo scendere, ok? Ani? Siediti amore, io mi siedo qua. Vi piace? Siamo appena partiti. Eh? Contenta amore? Sì? Hai caldo? Adesso parte, c'è un po' d'arietta, va bene? Ragazze, si vola! Dobbiamo andare quella lì, quella lì dove ci porta? Quella lì sai cosa sta facendo? Sta facendo il nostro stesso tragitto. Stanno andando nelle grotte ma non c'era più posto e quindi noi siamo salite su questa. Hai capito? No. Dopo le grotte ne prendiamo un'altra come questa che ci porta a fare gli altri giretti. C'è una spiaggetta là fondo, hai visto? Una caletta. La grotta, ecco. Guarda quante ce n'è, Vane, di grotte. Guardate intorno. Quella barca poi dove ci porta? Quale barca? Questa? No, ma quella barca... Ascolta Anastasia, noi quella barca non la prendiamo. L'avremmo dovuta prendere per venire alle grotte, ma non c'era più posto e abbiamo preso questa. Dopo, quando andiamo via dalle grotte, ne prendiamo un'altra come questa per andare a fare un altro giro, ok? Visitare altri posti. Ani, Anastasia, hai visto? Adesso entriamo dentro queste grotte. Hai visto il mare? È il colore del mare, l'hai visto? Sì. È bello, stai con me, stai qua Anastasia. Guarda, stiamo entrando nella grotta, guardate. Adesso si accosta qui e saliamo sulla passerella. Guardate che mare, no, ma che meraviglia. Hai visto? Ti piace? Siamo dentro la grotta, eh? Ti piace amore? Eh? Sei curiosa? One hour later. Vane, ti è piaciuta la visita in grotta? Ani, adesso andiamo a fare il bagnetto? Eh? Ti sei stancata un pochino dentro la grotta? Era c'era una farina, una farina. Sì? Che è la che parlava e ci spiegava tutto, giusto? L'hai salutata, ho visto. Va bene, andiamo a farci un bel bagno, aspettiamo di arrivare. Andiamo a fare il bagnetto, che no, siamo arrivati. Perché? Ieri sono bruciata. Amore, ma vieni a fare il bagnetto. Tu vieni al mare a fare il bagnetto? Sì. E tu? Non puoi restare qua da sola, Anastasia? Ani? Vieni? Perché? Ma non puoi fare, non fare il bagno qui. Dai, è da matti. Dai, vieni. E allora rimani qua da sola, noi andiamo. Ciao, ciao, bella. Sì. No, ma se siamo andati via con la barca, col traghetto. No, non eravamo qua dentro. One hour later. Possibile acquistare caffè, bibite fresche o panini caldi presso il bar sul ponte principale. Hai fame? Lo vuoi il panino? Eh? Andiamo a prendere il panino, va papà? Tu hai fame, Ani? Anastasia hai fame? È andato a prendere dei panini, ok? No, stai qua. Perché la barca è in navigazione, rischi di cadere, ok? Devi stare ferma. Ti è piaciuta quel mare, Vanessa? Non era un paradiso? Stupenda, meravigliosa. Ragazzi, ammirate il panorama. Guardate che mare fantastico. Qui c'è Anastasia. Siamo arrivati in paradiso. Ragazzi, sta arrivando il temporale e Vanessa ha fame e siamo in un posto paradisio come ve l'avevo già detto. Guardate quanti sassolini belli che ci sono. Un uovo. Cosa vorresti mangiare? Patatine. Patatine? Ci sono le patatine, sono nella borsa. Gelato. Ti mangi il panino che hai avanzato sul traghetto. Ma se piove cosa facciamo qua? Non so più. Addirittura io sento i tuoni. Tu li senti? Ma sto
scusami una cosa. Tu senti, ma tu... quelli là con gli ombrelloni ovviamente non sono quelli là che sono andati. Se li sono portati da casa, sì sì. Ah, sì. Certo. Portano, c'è chi si porta l'ombrellone e c'è chi no, come noi. Ma comunque in queste calette ci sono posti ombrosi. Perché se no adesso... Io ho una paura che arrivi il temporale, ragazzi. Non sappiamo cosa fare, anche perché non c'è il nostro traghetto e dobbiamo aspettare fino alle 4:30. Ma come mi hanno fatto che non vedo neanche una strada, una cosa del genere. Ani, e se piove cosa facciamo? Ma lì in fondo sta arrivando una macchina. Ma non è la nostra, vedi che stanno salendo delle persone, sono le persone che sono arrivate prima di noi. Ah, dietro c'è la nostra? No, ma c'è. Ma sì, cioè, vedo una barca dietro. A noi manca un'ora e mezza per imbarcarci, praticamente siamo appena scesi e sta per iniziare a piovere. Speriamo non piova e che sia una nuvola passeggera. Mamma. Ci credo poco, guardate qua sopra com'è nero. Sembra la nostra. Senti i tuoni? Li senti? No, è la barca. No, amore, sono i tuoni. Mamma. Guardate che bel quello tuono. Quello lì che ha fatto il tuffo, quello lì alla capovolta. Quando si è già capovolta, adesso ha fatto. Tutta l'acqua dal naso? No, dalla bocca. Dalla bocca? Mamma, non c'ho più la mano. Oh no! Hai visto che belli questi sassolini? Sì. Eh? Sì. Mamma, guarda, ho fatto la torta. Che alcuno fa due anni. È buonissima. Poi ho fatto gli occhi, il cioccolato, il panna, fragole. Mamma mia, poi me ne dai una fetta? Sì. Ragazzi, sta piovendo. Ma sta piovendo goccioloni, perché sul mio piede cadono delle gocce giganti. È vero, eh? Goccioloni. Ani, dobbiamo scappare adesso. Vediamo. Piove. No ragazzi, voi non potete capire, qua piove di brutto. Non so se si vede nel mare, ci sono le gocce. Ivanek, vestiti. Ma perché? Ma come perché? Mettiti perlomeno l'asciugamano, guarda. Qua ci si stanno vestendo tutti. Ani, mettiti l'asciugamano. Non ci posso credere. Vane, non in testa. Ah sì, anche in testa, giusto. Ma che sfortuna, dai! Ragazzi, sta grandinando, non ci posso credere! Vane, copriti! Che grandina! Muoviti! Ci sei? Mettila, Vane, metti la ciabatta! No, ragazzi, ma questa è sfortuna, la era! Corri, corri! Dai, che mi fai... No amore, non piangere. Che grandine, non succede niente. Vanessa, arriva papà. Sta aiutando le persone coi bambini. Stai calma. Stai calma amore. Ani, arriva papà. È andato a aiutare una signora che aveva il bambino. Stai calma, ok? Non tremare, adesso passa. Vane, papà arriva, non ti preoccupare, capito? Arriva subito. Ehi, hai visto che è finito? Sei più tranquilla? Eh? Adesso esce il sole, Ani, ok? Sei tranquilla, amore? Vane, cosa hai fatto? Ti sei fatta male? Per forza, ti sei messa a scavalcare scatole piene di tutto e di più. Amo, guarda che roba, ti sei messa a scavalcare cartoni pieni di plastica e di ferro. Andiamo subito a disinfettarlo nell'acqua del mare, eh? Dimmi, amore. La prossima barca quando arriva la prendiamo, la nostra. Sei tranquilla adesso? Forse è quella. Ah no, non è quella, perché io finisco. Manca ancora un'ora e mezza. Ma un'oretta, dai, ti sei calmata, Ani. Aspettiamo a vedere se arriva l'arcobaleno, ma ne ho i dubbi perché comunque ha smesso di piovere. Andiamo, Vane, andiamo a disinfettare. Guarda il piede. Cosa hai fatto? Vedi che qui è gonfia, viola. Ma ti sei fatta male prima, quando siamo entrati lì sotto? No. Quando siamo andati a ripararci? Guarda, vedi qui è viola. Ma sì, lo vedo che è viola, perché? Ma che disastro oggi! Questa giornata doveva essere stupenda. Qua sei caduta ieri, sì. È vero, fa vedere. È vero, sei caduta ieri sera in giardino. Vabbè. Vediamo. Allora, facciamo una faccina, aiutami mamma a cercare, ok?
vediamo. Va bene. Io ho già trovato uno per fare la faccia, la bocca. Ah, dai. Amore, ascoltami, sei tranquilla adesso? Sì, allora lo mettiamo. Amore, qui. Mi dispiace, ti sei spaventata tantissimo. Come stai, amore? Bene. Passato il pirino? Bene. L'hai disinfettato nell'acqua? Bene. Ragazzi, a voi è mai successo che eravate in spiaggia e ha piovuto a grandinato? Scrivetelo nei commenti. Se sì, cosa avete fatto? Amore, hai 20 minuti per finire il gelato perché tra 20 minuti arriva il traghetto. Ti capì? Bene, ma ancora il temporale sta arrivando. No, Cioè, tu Vanessa avevi predetto che avrebbe piovuto ancora? Sì. Dai, per favore. Oh. Aperitivo sulla barca? Vane, stiamo facendo l'aperitivo? Sul traghetto? Cos'è? Cosa c'è? Pecorino, olive e pane, focaccia. Ani si sta addormentando. Guardate il mare com'è bello mosso. Papi. Torniamo a casa da questa giornata super impegnativa, le bimbe sono crollate, ma felici. Okay. Siamo arrivati a casa finalmente, però è stata una bellissima giornata, vero? Ti sei divertita? Stanchi, però felici, giusto? È stata una esperienza nuova, ha pure grandinato e lì ci siamo un pochino spaventati, perché eravamo all'aperto e arrivavano giù dei chicchi di grandine giganti. Siamo riusciti a ripararci fortunatamente. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Anastasia sta ancora dormendo sulla sedia. Avete dormito tutto il viaggio, bravissime. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao.